Il difensore rosanero Salvatore Aronica è intervenuto questa mattina alla 18ª tappa di Non fare autogol, gioca d'attacco contro il cancro, progetto giunto alla terza edizione che si occupa della sensibilizzazione dei giovani in merito al tema della prevenzione delle patologie oncologiche. Alla manifestazione, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal CONI, dalla FIGC e dalla Federazione Medico-Sportiva Italiana, ha partecipato anche il professor Livio Blasi, segretario regionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica per la Sicilia. Nell'aula magna dell'Istituto Cascino presenti tanti giovani studenti che nel finale della manifestazione hanno anche posto delle domande al difensore rosanero. Ai microfoni dei giornalisti, Aronica suona la carica in vista della sfida contro il Bologna. Sì, adesso abbiamo una partita importantissima domenica che appunto ci può consentire di dare valore a queste due vittorie fatte in casa con la Roma e a Genoa con la Sampdoria e dobbiamo cercare di tirare il meglio possibile e fare una vittoria importante che ci consenta appunto ancora di continuare a sperare e a sognare. Sicuramente è una partita difficile perché il Bologna sta facendo bene, è una delle squadre un po' più in forma del campionato e c'è giocatori di valore, Diamanti, Gilardino, giocatori che comunque hanno fatto parte e fanno parte della nazionale, quindi per noi sarà un compito arduo fermarli, però dovremo cercare a tutti i costi di dare continuità alle nostre prestazioni. Il mister è un grande motivatore, è arrivato cercando di farci tirare fuori, di tirar fuori da noi, da ognuno di noi il meglio e ci sta riuscendo. Penso che sia la base di tutto, fare un buon gruppo, formare un buon gruppo e ottenere risultati importanti dipende anche da questo. Io mi auguro che lo stadio sia pieno perché in questo momento abbiamo bisogno di tutto per cercare di appunto, ottenere un risultato importantissimo. Ringrazio i tifosi che nonostante tutto il periodo e l'annata sicuramente negativa sono sempre stati vicini senza mai accennare a contestazioni o a disinnamorarsi della squadra, quindi per loro per